Buongiorno a tutti. Avete notato che nei giorni scorsi sono presente su Facebook e sto rispondendo a molte delle vostre domande. Spero che le risposte vi servano e vi piacciono. Alcuni di voi mi hanno chiesto se potevo dire due parole su James Hillman. Sapete che è scomparso questo grande psicanalista e devo dire che di Hillman ci sono due libri, secondo me, che sono due capolavori. Uno è Il codice dell'anima e l'altro è La forza del carattere. Libri che consiglio veramente di leggere. E devo dire che io quando voglio essere rassicurato o rassicurarmi sul mio modo di fare lo psichiatra, lo psicoterapeuta, ogni tanto vado a rileggermi Hillman. È un uomo che ha lasciato una grande traccia, un grande insegnamento. Adesso vi racconto una favola, una storia vera, non una favola. Vi racconto una storia che vi colpirà. Un po' di tempo fa mi trovavo in una città di mare, non dico il nome, ma è facile da capire. È una città che nella piazza principale è pienissima di piccioni, i quali vanno a mangiare il miglio, il grano turco, il mais da tutte le persone che glielo porgono con la mano. Quindi i piccioni dopo un po' sospettosi, si avvicinano e poi vengono a prendere il becchime proprio dalle mani di chi gliele dà. Voi direte perché questo? E cosa c'entra con il? Non c'entra, c'entra. Mi è capitato di vedere un giorno un gabbiano che si è insinuato fra i piccioni e molto titubante andava a raccogliere i pezzi di pane, di becchime che la gente gli lanciava. Molto pauroso, si avvicinava, si allontanava e poi finalmente li beccava. Finché un bambino e anche una signora hanno incominciato a cercare di farlo venire a mangiare sulla mano. Beh, devo dire che con un grande sforzo, con tutta la gente intorno che guardava, si è formato un capannello di persone. Finalmente il gabbiano piano piano ha mangiato il mais dalla mano di questa signora e del suo bambino. Tutti hanno applaudito, erano tutti felici che un gabbiano si fosse lasciato domesticare. Poi mi sono guardato intorno, ho guardato bene i piccioni nella piazza, erano tutti grassi. Nessuno si è domandato se un gabbiano, se sia un bene che un gabbiano si faccia domesticare. Io direi di no. Ecco, l'insegnamento di Hillman si basava sul fatto, uno dei suoi grandi insegnamenti è che in noi esiste un carattere, come diceva Schopenhauer, che si affina, si rende più visibile, si rende in qualche modo al nostro volto col passare degli anni. Insomma, più invecchiamo e più noi siamo il nostro carattere, la nostra impronta, la nostra unicità. Pensate che cosa terribile per un gabbiano diventare un piccione. Forse il fatto che tutto il mondo ingrassa con questa crescita, pensate che negli Stati Uniti si è passati dal 32% di obesi al 44% in pochi anni. Il fatto che ingrassiamo non è che forse siamo diventati tutti dei piccioni, è che abbiamo perso il nostro carattere, le nostre caratteristiche, la nostra impronta. Ecco, su Facebook io cercherò di parlare spesso dei disagi che mi porterete. Perché dei disagi soprattutto? Perché a volte i disagi sono il modo con cui piace manifestarsi l'anima, sono il modo con cui il gabbiano si rivela. A volte qualcosa dentro di noi vuol volare come un gabbiano vola sul mare, prende i pesci buttandosi dall'alto. Insomma, è un animale magico, come lo è il piccione prima che lo domesticassimo noi con il becchime di città, prima che lo rendessimo quasi un animale domestico. Nessuno di noi è nato per essere un animale domestico. Allora, l'insegnamento di Hillman è questo: ricordati delle tue caratteristiche. E io su Facebook mi soffermerò molto sui disagi, come rispondo ogni tanto, come vedete, ai vostri post, perché il disagio spesso è il modo migliore con cui l'anima ci racconta che siamo gabbiani e non piccioni. Buona giornata a tutti.